ricordiamo prima di cominciare questo video di lasciare un bel pollicione, di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti, di attivare la campanellozza per essere sempre aggiornati sui nostri prossimi caricamenti. Fratello, dinanzi a questo oceano così blu. Sì, che è molto blu. Io avrei giurato fosse color zabaglione. Damn, son. Bella raga, io sono Flame. E io sono Ex. Bentornati sul canale. Siamo qui di nuovo assieme su Minecraft. E quest'oggi siamo qua per fare qualcosa veramente molto molto swag. Quest'oggi ragazzi torniamo ancora con una nuova costruzione. Perché ragazzoli quest'oggi ci diamo all'edilizia, ragazzi. Ci diamo all'edilizia. E cosa esatto, quest'oggi? Quest'oggi avevo pensato di fare una cosa che sicuramente me ne pentirò, perché bestemmierò le capre anche. Quest'oggi andremo a creare una casa squalo. Insomma, vedremo come vivere all'interno di uno squalo. Ma ovviamente lo squalo non può stare sopra la terra. Io non ho mai visto uno squalo. Fammi un po' capire come è fatto lo squalo. Ho installato la moto. La moto appunto. Ok. Con i vari pescioloni. Il problema è appunto che lo squalo noi lo faremo in mezzo all'oceano. Non lo faremo sulla terra, così andremo sott'acqua e diventeremo scemi. Te lo dico subito. Quest'oggi noi diventeremo scemi. Cominciamo subito. Con questa è la challenge, perché non so come cominciare il video se non con la maniera. Ecco, mi piacerebbe che riusciste a lasciare il mi piace utilizzando il lobo dell'orecchio. Mentre gridate tonno, scrivete sotto nei commenti squalo per essere abilitati al proseguimento di questo videozzo. Dobbiamo stare ovviamente più vicini possibile alla costa, altrimenti, cioè insomma, per arrivare alla casa diventiamo scemi. Sì. Cos'è sto coso qui? Non lo so. Pulsante di mare. Non ho idea. Comunque andiamo sott'acqua che è meglio. Allora, penso che tu sia d'accordo con me per il fatto che non si vede un carciofo. Sì, esatto. Si vede. Ma ascolta bene, con la moda di squali non è che ti danno anche qualcosa di particolare per vedere sott'acqua? Che ne so, una torcia acquatica. Non lo so, potrebbe essere. Adesso intanto faccio un'illuminazione di quelle un po' rudimentali, diciamo. Sembra un cantiere, no? I cantieri lavorativi dove pianti la roba sotto per vederci meglio. Ma non si... Ma, vederci meglio, non si vede niente. Si vede infatti un castoro. Tanto ingabbiamo lo squalo, poi dopo vediamo se c'è qualcosa per vedere. Sei sicuro, che non ci sia niente? Dopo caso mai ci do un occhio. Squalo bianco-grigio. Bian-grigio, due. Vabbè, facciamo metà bianco e metà grigio. Ok, va bene, ci sta, è figo. Ok, intrappolato lo squalozzo, questa sarà la nostra musa ispiratrice. Bello. Diventerò scemo. Io ragazzi lo so che diventerò scemo a fare sto squalo. Ci metteremo, non lo so, preparati e registreremo per 2 ore filate. A posto, allora mi parlo l'accampamento. Oh, lì. Ah, eccolo qua. Abbiamo lo snorkeling with lantern. With lanterna, with la lanterna. Se allora noi ci mettiamo questo, ci vediamo un po' più di one cast. Ci vediamo. Grazie padre eterno. Non ha fatto niente, è stato la moto, c'era già dentro. Mettiamolo in mezzo. Va bene, comunque abbiamo lo squalo, abbiamo la roba. Andiamo a fumare. Cazzo sembra tacco ma non è. Ma che è? Cazzo sembra darti allegria. Dato che utilizzo la versione 1.8, i calcestruzzi. Il calcestruzzo non ce l'ho. E facciamo tutto con argilla grigia, chiara, lana. Faremo una casa di lana sotto l'acqua, sì. Come fai solo squalo di lana? Non lo so, raga, volevo spiegarvi, ma secondo me diventerò matto. Da dove è uscito questo? No, raga, volevo seriamente spiegarvelo, ma abbandono l'idea. Divento scemo, non ho minimamente idea di come farlo alto, perché questo verrà enorme. Spero di non dover tirare giù la montagna, perché se devo tirare giù la montagna veramente mi sparo. Io ho dovuto tirarne giù una quando ho fatto il creeper, quindi auguri. Io otterrei la base di farla di 2, quindi questo qua è all'incirca 3 volte, la faremo 6. Sì, vuoi che prendo la calcolatrice, mi metti un po' in difficoltà con i numeri a caso, così la mattina subito è un po' un problema. No, la pinna adesso fa schifo ma migliora. Ingrassiamolo per bene, perché ovviamente questo qua sarà uno squalo molto mangione, cioè grasso lo squalo, grasso. Adesso a me cosa fai tu, eh? Adesso noi allungare squalo, porca puttana. Questa è solamente la parte dietro. E secondo me, mannaggia il cappero, è troppo lungo sto squalo. Dobbiamo tirare giù la montagna, ci metterò 2 anni. Porca troia. Disboscamento montagnifero in corso. Dico no, coming soon. Per il momento no. Dunque, come ho visionato un po' la pinna, cosa ne pensi? Più bello così. Sì, è veramente molto più pinnesca, anche perché mi ricorda di più la pinna di una pinna, perché se pinnava un po' meno alla fine non si capiva che era una pinna, capito? Anche perché con la lana la pinna pinnava poco. Cazzo sembra tacco ma non è. Facciamola prendere il nostro grasso squalo e io io mi sparo. Uccidetemi, uccide. Perché ho voluto fare uno squalo? Non potevo fare qualcos'altro? C'è un ragno lì, signor ragno, ha rotto la minchia con i suoi geni. Il ragno lì. Non lo so, aspetta di vedere. Cioè, sai, no, che c'è sempre un ragno che rompe le palle nella vita. Chi c'è un ragno che viene a rompere la minchia? Ovviamente sì, certo. Sempre, quindi. Ok, raga, adesso facciamo la parte di sotto.
sembra uno squalo. Sì, certo. Uno squalo. A tutti gli effetti, guarda, proprio bello. Perché ho voluto fare? A parte che è anche scomodo fare sott'acqua, poi dovremmo anche vuotarlo dopo, quindi ci daremo di grandi spugne. Dunque, signor squalo, lo stacco è di uno, quindi facciamo giusto appunto la cornice, poi l'andremo a togliere dopo. Una volta fatto il pezzo in avanti, è abbastanza insaccata la parte dietro e la parte avanti. Cioè, è una roba. È un po' compresso, dai. Esatto, adesso facciamo questa seconda cornice, poi tiriamo via quella dietro. Un pesce palla, non potevo fare un pesce palla. Sì. È tanto più carino il pesce palla. Guarda. O fare il ragno di mare lì sopra. Devo tirare giù anche la struttura per farti dentro. Raga, è un'ora che registro ormai. One eternity later. Ragazzi, è successo, ho tirato giù la montagna. Io mai mi addormentavo. Fratello, tu lo sai, vero, che non è normale la cosa? Si vede che l'acqua va anche il cervello oltre che uscire dallo snorkeling. Non penso che lo squalo dava fastidio, pure si offendesse se facevi un attimo piccolo. Perché ho detto facciamo la parte sotto di due? Se io lo facevo di uno, la parte sopra veniva di quattro. Questo è il colpo di grazia, ragazzuoli. Quando pensate di abbondare su Minecraft, dividete che altrimenti è un casino. Facciamo la parte superiore del nostro mangioso squalo e... direi che lanoso squalo. Ragazzi, siamo quasi, porca vacca, non ne posso più, signor squalo, ma mangiare meno. Ok ragazzi, ci siamo quasi. Una delle torture più atroci di tutta la mia vita fare sto squalo. Dobbiamo fare la faccia prima facciamo la pinna sopra, perché ovviamente sarà la parte d'ingresso anche della nostra casa, per quello ragazzi dovete farla abbastanza vicina alla superficie, perché poi da una qualche parte dovremmo pure entrare, altrimenti insomma sì che non è buona. Facciamo ancora un altro pezzo ad andare sopra e poi dovremo fare anche la porta per venire giù. Porta, poi sarà un buco, perché non è che saremo a far la porta. Non so se ti stai accorgendo, ma mentre tu costruisci il Padre Eterno si prende possesso della nostra casa, guarda. Cioè. Padre Eterno attacca. Per favore, padre, può stare fermo. Ha rubato un braccio, sono su se. Cioè, guarda, che roba. Facciamo un'entrata pinnosa. Oh. Io direi di fare un buco qua. Adesso passerà l'acqua. Dopo, tanto comunque faremo in modo che l'acqua non passi. Tanto ce n'è già anche troppa sotto, quindi anche se viene un buco così è uguale. Tappiamo qua, vogliamo cominciare a vuotarla. Auguri. Scemo, raga, diventerò scemo. Io sto diventando scemo da quant'è? 1:20 che registriamo. Ok, l'ingresso è una roba del genere. L'ingresso è così. Ho bloccato l'acqua come Mosè fermava, cioè divideva le acque, un cartello le ferma. Giusto, giusto. Quindi se Mosè fosse andato in mezzo con un cartello aveva risolto il problema. Vabbè. Andiamo sotto e voilà, ci siamo. Non facciamo caso che insomma c'è un po' di acqua dentro, va bene. Io lo squalo stia lontano dall'entrata. Devo fare adesso, ora che mi ricordo, l'occhio, il naso e anche le pinne di fianco. Facciamo le narici del naso, o come direbbero i tossici dei nasi, e se siamo a posto. Facciamo l'occhio. L'occhio come ce l'hai? Come ce l'hai? Lo squaletto. Fammi vedere l'occhio. Ok, facciamo 4 blocchi di lana bianca e 2 di lana nera. Voilà, beh, che bel sopracciglione grosso. Ma molto squaloso. Sembra molto più uno squalo adesso. Signor squalo, mi scusi. No, devo fare anche le cose di fianco. Se mi ricordo le faccio con le branchie. Se non mi ricordo è uno squalo che non respira dalle branchie ma solo dal naso. Esatto, è acabe. Raga, io ho fatto una roba del genere, no? Un 5x5, cioè 5 stecche da 5 per fare le pinne. Direi che siamo venute abbastanza belle. Abbastanza carino. Adesso devo andare di là, devo buttare giù un'altra parete per fare la pinna. Perché l'ho fatto qua dentro? Porco demonio, non potevo farlo là in fondo. Poi facevo una cosa con i Minecraft per scendere. Ok, ci siamo, è a posto, è finito. Finito, lo squalo è finito. È uno squalo incastrato. Squalo incasinato, mi ha fatto venire le palle come la trottola. Andiamo all'interno e va bene. Penso che non ci sia mai visto squalo più bello di questo. Mai. Diamo mano alle spugne. Sì, è vero, porca merda, è vero che devo usare le spugne. Giù con le spugne, raga, vi giuro che se dovessi farlo con il secchio diventerei più scemo, cretino, idiota. Non so cosa cavolo potrei diventare, ma se volete fare una roba del genere, munitevi di tante spugne, tante, cioè... molte. Una marea di spugne. Troppe spugne. Cioè raga, una roba del genere. Minchia, c'è ancora dell'acqua. C'è ancora ci sono cascate dentro l'acqua. E lì dentro un mare. Non so dove diavolo è finito, ma devo aspirare l'oceano. Ce l'abbiamo fatta. Prossima volta prendo l'aspirapolvere di Mastrota. No, poi provo a aspirarla con quello, perché non ne posso più. Se è Mastrota, gli dato, te vedi che serve. Ovviamente lo so qua, è uno squalo mangioso. Penso solo a mangiare. Quindi dove faremo la cucina? Testa, bocca. No. Potremmo fare una roba molto capitellosa, sì. Direi. Una cosa di architettura molto quarzosa. Sì, facciamo una cosa abbastanza imperiale per il nostro squalo. Sì, bello, bello. Adesso vediamo un attimo come salta fuori. Non ho capito, cioè, fammi l'ingresso così teatresco, ma ci deve entrare Donald Trump dentro questo squalo. No, ci deve entrare uno che ha fame, perché di là ci facciamo la cucina. Io. Ok, allora, come ingresso, ragazzi, ho messo una cascata, perché comunque ci sta. È la cosa. Ci ha rotto i coglioni l'acqua fino adesso. Sì, non potevamo mettere altro al di fuori dell'acqua per riuscire a uscire dalla nostra casa squalosa e niente ragazzi, adesso comunque l'entrata è così, adesso non so, possiamo metterci qualcosa per non far entrare gli zombie o quelle robe lì, ma penso che raramente appunto se mettete qualche torcia sopra possano entrarvi in mezzo al mare. Beh, che bella libreria, cosa ne pensi di questa libreria? Molti libri. Troppi. No, sono pochi, ne mettiamo altri 2 per 5, non so, 2 o forse 1. Facciamo 2,
No, perché si schiaccia, ok. Meglio così. Minchia, raga, c'è. Guardate, il nostro è uno squalo saccente. Esatto. Facciamo una sorta di veletta in cucina per rendere ancora più quarzoso il coso. Porca troia. Per favore, raga, perché c'è un mouse che scatta in avanti. In alto li devi mettere. In alto, detto! Così. È la rivolta di blocchi di quarzo. Madonna, sa, diventerò scemo. Guarda che bella cucina che c'è uscita. Veramente una cosa fottutamente fighissima. Raga, ho rivestito anche il soffitto di quarzo, per, insomma, dare... No, l'ho fatto per non far piovere in casa, altrimenti era un macello. E da fuori il nostro squalonzolo risulta così. Io direi che comunque sia venuto abbastanza carino. Cioè, enorme, raga, vi sconsiglio di farli in mezzo all'acqua perché veramente ci... Un'ora e 40, raga, ormai è un'ora e 40 che registriamo, non sto dicendo stronzate, è veramente un'ora e 40 che sto facendo sto coso. Ci hai messo di tanto tempo? Sì, perché ho dovuto tirare giù una montagna. E dinanzi a questo pescioloso caso, sì, casa maschio o casa o cato, vabbè, che cazzo dico. Comunque dinanzi a questo squalo, ragazzi, io penso che possiamo terminare che questo video. Allora, devo dire che mi sono divertito a farla. No, se volete vi lascio la mappa da scaricare sotto in descrizione, ma vi sconsiglio di farla perché diventate veramente matti. Però avete una casa veramente molto molto figa e soprattutto lanosa, quindi volendoci tirare anche al caldo. Ma sì, è molto molto bello. Ragazzi, ditemi cosa ne pensate. Se volete questa mappa sotto in descrizione, ve la lascio. Niente, ragazzi, speriamo comunque di avervi divertito e intrattenuto per qualche minuto. Se così fate, vi chiamo come sempre, lasciate giù un pollice, un commentino, vi ricordo di iscrivervi al canale. Se volete, trovate Facebook e Instagram in descrizione, nei commenti, come al solito. Non è che facciamo una cosa poi promuoviamo, fatela perché beh, non fatela, ve lo garantisco, ragazzi, non fatela. Mi chiamo Tejota e vuelto a mi ciudad. Como se nota que aquí faltaba ya. Casi que no reconozco al barrio. Ho matado a mi madre, balaste el adversario. Voy a vengarla con los Grove Streets. Desde Rider Big Smoke hasta Sweet. Cárgame mi M16. Voy a matar a todo el que se cruce como lo...